Nella scorsa lezione abbiamo parlato del ciclo di Krebs e abbiamo visto tutti gli intermedi fino ad arrivare alla formazione del NADH, del FADH2, del GTP e della CO2. E abbiamo detto che se partiamo appunto dal ciclo di Krebs, come viene inteso solamente, quindi quando partiamo dall'ossalo acetato che si lega all'acetilcoenzima A, possiamo vedere che abbiamo la formazione di un NADH qua, un NADH qua, e poi un GTP qua, un FADH2 qua e poi un altro NADH qua. Quindi, vabbè, e poi anche l'uscita di due molecole di CO2, sia qua che qua. Quindi potremmo scrivere il bilancio energetico in questo modo: 3 NADH, un FADH2, un GTP e 2 CO2. Se invece partiamo dal piruvato, questo appunto è il piruvato, agisce la piruvato idrogenasi, si forma l'acetilcoenzima A. Se partiamo invece dal piruvato, quindi possiamo vedere che si forma un NADH in più e esce anche un CO2 in più. Quindi potremmo scrivere anche 4 NADH, un FADH2, un GTP, 3 CO2. Quindi in base a dove partiamo avremo queste due condizioni, solitamente quella riportata sui libri è la prima. A questo punto andiamo di nuovo a vedere i delta G che abbiamo messo. Allora, i delta G che abbiamo scritto sia ora e anche nella glicolisi erano tutti delta G di formazione, quindi non esplicano, diciamo, realmente l'ambiente cellulare, quindi nell'ambiente cellulare ci saranno altri delta G che sono appunto influenzati dalla concentrazione molare della cellula. Se andiamo infatti a vedere questi delta G, i veri delta G all'interno della cellula, ci accorgiamo che ci sono tre reazioni irreversibili, che sono appunto le prime tre, ovvero quello della citratosintasi, quindi le possiamo vedere qua, quindi citratosintasi, poi vabbè, è logico che la citrato esomerasi non ne farà parte perché è un'isomerasi appunto. E poi abbiamo l'isocitrato deidrogenasi e l'alfa chetoglutarato deidrogenasi, quindi sono queste tre: citratosintasi, isocitrato deidrogenasi, alfa chetoglutarato deidrogenasi. Le altre invece sono, da un punto di vista cellulare, prettamente isorganiche. Come abbiamo detto tante volte, non abbiamo solamente un intermedio, quindi l'acetilcoenzima A non passa solamente a essere citrato che si lega all'ossalacetato, ma ci sono tante vie metaboliche, quindi ci possono essere vie metaboliche come nella glicolisi che entrano e che escono. Quindi se applichiamo questo stesso ragionamento al ciclo di Krebs, ci saranno vie metaboliche che entrano nel ciclo di Krebs, quindi che daranno la formazione di intermedi del ciclo di Krebs, e vie metaboliche che escono dal ciclo di Krebs, quindi ci saranno intermedi del ciclo di Krebs che escono per andare a fare altre vie metaboliche. Quindi andiamo a vedere queste vie. Possiamo infatti parlare di reazioni cataplerotiche in cui passiamo dagli intermedi del ciclo di Krebs verso altri costituenti. Questi non sono tutti, sono una parte, ma ci possiamo rendere conto di quanto effettivamente è difficile e complicato tutto il metabolismo. Possiamo vedere che infatti l'acetilcoenzima A può andare a sintetizzare gli acidi grassi, così anche come il citrato, però qua non c'è scritto. L'alfa chetoglutarato può essere trasformato in glutammato, e questo l'abbiamo visto, e dal glutammato si può passare alla glutammina per la sintetizzazione dei nucleotidi purinici. Poi dal glutammato si possono fare anche altri amminoacidi, come la prolina, oppure si può passare per il sistema ornitino-citrullina per formare l'arginina. Isocinilcoenzima A, stessa cosa, e poi anche fumarato o salacetato. Quindi è logico che in base alla necessità della cellula questi intermedi possono prendere pattern metabolici differenti. Così come escono però, ci saranno anche reazioni in cui questi intermedi potranno rientrare, infatti non ci saranno più reazioni cataplerotiche, bensì reazioni anaplerotiche, che abbiamo anche già visto. Per esempio, avevamo già parlato del fatto che il piruvato può essere trasformato in ossalacetato, e questo l'avevamo visto durante la gluconeogenesi. Avevamo parlato della gluconeogenesi a partire dal piruvato o dal lattato. Si passava alla formazione dell'ossalacetato tramite l'azione della piruvato carbossilasi, quindi un'enzima che inserisce la CO2 ed è ATP dipendente.
Un altro enzima di cui però non abbiamo mai parlato è l'enzima malico. Infatti noi abbiamo trovato la produzione del NADPH esclusivamente nel ciclo dei pentosi fosfati. Lezione anche questa già svolta. E abbiamo anche detto quanto questo NADPH serva alla cellula. Ci possiamo però accorgere che non è l'unico modo in cui si produce il NADPH. È logico che il ciclo dei pentosi fosfati è il principale produttore di NADPH, però c'è anche questo enzima malico, che può appunto passare da malato a piruvato, quindi fare la reazione inversa di quella che ho scritto per produrre NADPH, oppure può attuare questa reazione diretta. Naturalmente, essendo una carbossilasi, qua ha bisogno di potere dal NADPH, appunto. Ricordiamo velocemente che nel ciclo dei pentosi fosfati si passava dal glucosio 6-fosfato al 6-fosfogluconolattone grazie alla glucosio 6-fosfato deidrogenasi, e qua avevamo, essendo una deidrogenasi, la produzione di un NADPH. Quindi avevamo il 6-fosfogluconolattone e questo era il substrato per un altro enzima, la lattonasi, che lo trasformava in 6-fosfogluconato, e dal 6-fosfogluconato, grazie alla ribulosio 5-fosfato deidrogenasi, si andava a produrre ribulosio 5-fosfato, e anche qua si andava a produrre il NADPH. Quindi per una molecola di glucosio si andavano a produrre due NADPH. Naturalmente, come ho già detto, è la via principale, quella dei pentosi fosfati, però c'è anche questo enzima malico qua. Quindi abbiamo visto più o meno che ci sono reazioni che entrano nel ciclo di Krebs, reazioni che escono dal ciclo di Krebs, e le vedremo tutte. Per esempio, della piruvato carbossilasi ne abbiamo già parlato, dell'enzima malico ne abbiamo parlato anche ora, è solamente un enzima che coadiuva il grande lavoro che fa il ciclo dei pentosi fosfati, mentre di tutti questi intermedi ne andremo a parlare. Abbiamo sempre detto che dall'acetil coenzima A non si possono formare intermedi per produrre piruvato, e quindi questo era un grande limite che avevano le cellule, per esempio umane, ma che non avevano le piante. Infatti avevamo accennato al ciclo del gliossilato. Quindi, mentre gli esseri umani non sono capaci di sfruttare l'acetilcoenzima A, che come possiamo vedere anche da questo schema può essere prodotto dal metabolismo dei grassi, e questo acetilcoenzima A non potrà fare piruvato e quindi non potrà formare glucosio, le piante possono fare tutto questo. Hanno adottato un escamotage che si chiama ciclo del gliossilato. Innanzitutto, che cos'è il gliossilato? Il gliossilato sarà una molecola che verrà prodotta in questo ciclo. Da chi? Da parte di un organismo che ha queste serie di enzimi che producono il gliossilato, che si chiama gliossisoma. Il gliossisoma è semplicemente un organo cellulare che fa parte dei perossisomi. Questa tipologia di perossisomi è attiva solamente in determinati della vita dell'organismo vegetale. Infatti avviene durante la germinazione. Perché avviene durante la germinazione? Praticamente noi sappiamo bene che le piante stoccano praticamente tutta l'energia nel seme, infatti il seme è letteralmente un granulo lipidico. Durante la germinazione si forma appunto, diciamo, l'embrione della pianta. Questo embrione della pianta deve essere sostenuto da un punto di vista energetico, e come può essere sostenuto? È logico che viene sostenuto attraverso la cessione di glucosio. Quindi se la pianta avesse gli stessi enzimi che ha il nostro corpo, sarebbe un bel problema, non ci potrebbe essere vita per le piante. Quindi grazie a questo organulo cellulare presente, diciamo, nella pianta madre, perché ora questa pianta effettua germinazione, quindi produce una pianta figlia, diciamo così, si può avere sostentamento dell'embrione attraverso questo ciclo che ora andiamo a vedere. Quindi, ora che abbiamo capito a cosa serve, andiamo effettivamente a vedere come avviene. Si parte dall'acetilcoenzima A, quindi normalmente ci saranno tutti gli enzimi che portano alla formazione di acetilcoenzima A, proprio come nelle cellule umane o di qualsiasi animale, e ci sarà sempre la stessa, diciamo, le stesse reazioni fino a un certo punto. Infatti l'acetilcoenzima A, tramite la citratosilasi, si legherà allo salacetato e si formerà citrato. Abbiamo già visto come. Infatti nella reazione del ciclo di Krebs abbiamo visto che c'è questo enzima, da una parte c'è un residuo amminoacidico che fa un attacco sull'idrogeno dell'acetilcoenzima A, glielo strappa, si forma un carbocatione, mentre sullo salacetato c'è un residuo amminoacidico
che invece ha la necessità di formare un legame. Quindi impegna il suo idrogeno nella formazione di un legame con l'ossigeno del gruppo carbossilico e quindi qua avremo un carbocatione. Carbonione si lega a carbocatione, si forma il citilcoenzima A e grazie ad una molecola di acqua, quindi grazie a un'azione di condensazione da parte di una molecola di acqua, si stacca il coenzima A e poi si riformerà il coenzima A ridotto, perché questo era appunto ossidato, poi si riforma ridotto. E la rottura del legame TOS fra il carbonio e l'atomo di zolfo, quindi rottura del legame TOS, favorisce la mia reazione. E comunque poi la formazione del citrato. Quindi questa segue lo stesso meccanismo di reazione, si forma il citrato e sempre grazie alla citrato isomerasi, che si chiama anche aconitasi, si forma l'isocitrato. Quindi viene messa una molecola di acqua. O meglio, per meglio dire, prima viene tolta la molecola di acqua, poi viene rimessa, ma in una conformazione diversa, e da citrato si passa prima a ciscitrato e poi a isocitrato. Da qua non ci sarà più l'enzima isocitrato deidrogenasi, quindi questo non vuol dire che a livello mitocondriale della pianta non ci sia l'isocitrato deidrogenasi, bensì che a livello del gliossisoma non c'è l'isocitrato deidrogenasi, ma c'è un altro enzima. Quindi nel mitocondrio della pianta ci sarà sempre l'isocitrato deidrogenasi, che se no non si potrebbe fare la catena di trasporto degli elettroni. Solamente all'interno di questo organo cellulare ci sono enzimi differenti, come per esempio questo isocitrato liasi, che non era presente né nel mitocondrio di un organismo normale né nel mitocondrio dell'organulo vegetale. Cosa fa l'isocitrato liasi? Allora, innanzitutto è una liasi, quindi è una classe enzimatica che non ha bisogno di una molecola di acqua per scindere un legame, e infatti va a scindere direttamente questo legame in questo modo e si ha la formazione del succinato e del gliossilato. Quindi, il succinato che cos'è? Il succinato è un intermedio del ciclo di Krebs. Quindi cosa farà il succinato? Semplicemente uscirà dal gliossisoma tramite sistemi di trasporto e verrà indirizzato al mitocondrio. E ora vediamo perché è importante. Il gliossilato invece sarà il substrato per l'enzima successivo, che anche questo non è presente a livello mitocondriale, ma è presente appunto solamente e esclusivamente nel gliossisoma, che è appunto la malatosintasi. La malatosintasi è un'enzima che prende il gliossilato, prende l'acetilcoenzima A e sempre grazie alla rottura del legame TOS abbiamo la formazione del malato e il coenzima A uscirà appunto in forma ridotta, quindi OASH. Il malato ora prende il pattern classico, quindi incontrerà l'enzima malato deidrogenasi, dal quale si avrà l'ossidazione del malato con la formazione dell'ossalacetato, il potere riducente preso al malato. Si andrà a trasferire a una molecola di NADH. Quindi io ho ristabilito l'ossalacetato che mi serve in quanto si legherà a un acetilcoenzima A e farà ripartire il ciclo del gliossilato. Quindi dal ciclo del gliossilato cosa ho ottenuto? Semplicemente ho ottenuto un succinato e un NADH, ma li ho ottenuti grazie a cosa? Grazie al fatto che sono state aggiunte due acetilcoenzima A. Quindi io ho aggiunto due acetilcoenzima A, che sono molecole a due atomi di carbonio, quindi 2 per 2 è 4, e mi è uscito un succinato, anche questo a 4 atomi di carbonio. E quindi torno tutto. Naturalmente durante questo percorso abbiamo visto che c'è stata un'ossidazione, quindi ho perso del potere, questo potere perso è andato a finire sul NADH e quindi ho guadagnato anche un NADH. Naturalmente non è un guadagno gratis, io ho letteralmente ossidato il malato per la formazione dell'ossalacetato, ma questa è una cosa importantissima. Ed è importantissima perché io, grazie a questo ciclo, ho utilizzato l'acetilcoenzima A ed ho formato il succinato. Quindi dal mitocondrio erano uscite due molecole di acetilcoenzima A, perché se no nel gliossisoma queste acetilcoenzima A sicuramente non sono arrivati per magia, quindi sono usciti dal
mitocondrio, e una volta uccisi dal mitocondrio, all'interno del gliossisoma sono state utilizzate nel ciclo del gliossilato per la produzione di un succinato. Ma questo a cosa ci serve? Allora, abbiamo letteralmente levato dell'acetilcoenzima per formare del succinato. Questo è il succo del discorso. Quindi io sto andando a rifornire quale via? Quella anaplerotica. Perché io sto rifornendo gli intermedi, il ciclo di Krebs, di quali intermedi? Di succinato. Perché è importante il fatto di essere rifornendo il ciclo di Krebs in succinato? Beh, se continuiamo a fare il ciclo di Krebs, possiamo dire che il succinato è convertito in fumarato, questo grazie all'enzima succinato d'idrogenasi, e avrò la formazione di un FADH2, poi da fumarato passerò a malato tramite la fumarasi, questa enzima utilizzerà una molecola di acqua, dal malato passerò nuovamente all'ossa all'acetato, guadagnerò un altro NADH, e l'ossa all'acetato non è altro che è un intermedio della gluconeogenesi, come abbiamo visto. Infatti, grazie alla PEP carbossichinasi, io passo dall'ossa all'acetato al fosfoenol piruvato, e il fosfoenol piruvato non è altro che un intermedio per la gluconeogenesi. Quindi io, grazie al ciclo del gliossilato, riesco a spendere attivamente l'acetilcoenzima per formare un intermedio anaplerotico del ciclo di Krebs, che è il succinato, e quindi, essendo anaplerotico, entra nel ciclo di Krebs. Dal succinato che è stato importato a livello mitocondriale, continuerò a fare il ciclo di Krebs, quindi fumarato, malato, ossa acetato. L'ossa acetato verrà trasportato al di fuori del mitocondrio stesso, e avevamo visto come, e una volta uscito dal mitocondrio verrà attaccato dalla PEP carbossichinasi, si formerà fosfoenol piruvato, naturalmente questa è un'azione che richiede GTP. E dal fosfeno al piruvato andremo a formare carboidrati, quindi glucosio. Comunque, per ricordare come veniva trasportato l'ossa all'acetato all'esterno della membrana, noi avevamo l'ossa all'acetato qua, che appunto abbiamo visto che era stato prodotto attraverso la malato idrogenasi. Questa è una reazione reversibile, quindi il malato può essere trasportato all'esterno della membrana grazie all'anticorpo malato alfa-chetoglutarato. Il malato a questo punto si trova nello spazio intermembrana, la membrana esterna del mitocondrio, come vedremo nella prossima lezione, ma l'abbiamo già detto, è permeabile, e quindi il malato è intermembrana comunque nel citosol. A questo punto c'è una malato deidrogenasi citosolica o intermembrana che riporta il malato ad ossa all'acetato. L'ossa all'acetato a questo punto è libero di abbandonare il mitocondrio e trovarsi in ambiente citosolico.